Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 14. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Pale Contatto. Ciao. Stagione 14, episodio 161, Mio Podcasting. Rigenerazione Soros, il contratto segreto, storia ed applicazione, in sintesi. È di questo che andremo a parlare in questo episodio di podcast. Il link, come al solito, per espandere quanto vi starò a raccontare in questo podcast lo trovate in descrizione. Sarete catapultati sulla mia bloggata del blog Mio Radar, in cui troverete appunto la bloggata del 7 maggio 2023, Rigenerazione Soros, parte 2, il contratto segreto, storia ed applicazione in sintesi. Ecco, iniziamo a parlarne. Tutto quanto leggerete, tutto quanto vi starò a sintetizzare, deriva da questa bloggata, è una sintesi rappresentativa, veritiera e corretta di quanto è accaduto. La ricostruzione fitta perfettamente con l'esistenza e l'applicazione della strategia della rigenerazione di Soros. I fatti che ho sintetizzato accaddero in Italia tra la fine del XX secolo e il secondo ventennio del XXI secolo. Dimostrano il segreto consenso inconfessabile di tutti i partiti politici italiani nell'applicazione della strategia di rigenerazione di Soros, nel mitologico assioma ideologico di una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite. La preparazione. Contrafactum non valet argomento. Soros finanziò in Cina proprio quel laboratorio di Wuhan per sintetizzare SARS-CoV-2. Il virus era ottimizzato per ammazzare malati e vecchi nei paesi del primo mondo, per abbattere il costo del welfare state prospettico, pensioni e sanità, ed importare immigrati clandestini nei paesi del primo mondo a mercati saturi, ossia con curve di domanda rigide e curve di offerta elastiche per il just in time, a cui poi dare a questi immigrati clandestini gli ussoli. Il progetto necessitò di tempo, fu sviluppato in segreto dopo lo sviluppo della tecnologia mRNA a Wuhan, per poi dare la colpa alla Cina di un attacco batteriologico all'Occidente, sostenendo così Soros, il pivot in China. Nel frattempo Soros finanziò in Italia PD, Movimento 5 Stelle e più Europa. PD, Movimento 5 Stelle evidentemente già sapevano del piano segreto di Soros. Prodi è suo amico, infatti PD e Movimento 5 Stelle, marciando separati, colpirono assieme per sopprimere le difese batteriologiche in Italia che l'Italia stava incidentalmente predisponendo con la professoressa Capua. Movimento 5 Stelle, in epoche pre-pandemia, aspergeva deliri Novax. Espresso settimanale ad orientamento PD, Di Battista all'epoca militava in Movimento 5 Stelle. Tutti attaccarono la professoressa Capua, che emigrò negli Stati Uniti. È interessante notare l'inedia del silenzio del SIOS sul caso della professoressa Capua, con SIOS a guida della destra, poi sinistra e infine tornato alla destra nel periodo 2008-2016. Non c'è traccia in internet di notizie o comunicazioni pubbliche del SIOS e o della Commissione dei Servizi Segreti 2008-2016 che prendessero le parti della professoressa Capua, puntualizzando l'interesse nazionale italiano ad evitare la fuga di cervelli all'estero, dato che c'era già stata la SARS e l'aviaria nel 2003, anche se non divennero pandemia, SARS ed aviaria nel 2003. Più 700.000 immigrati clandestini nel governo Letta, Renzi, Gentiloni, pre-pandemia, con più 330 miliardi di debito pubblico in più, in un periodo in cui l'economia ancora macinava qualcosa. Immigrati clandestini deportati in Italia da Hong, pagati da Soros,
e benedette da Bergoglio, che benediceva e sapeva del piano di rigenerazione di Soros. Infatti, in piena epidemia Covid-19 con il lockdown appena varato, il 5 marzo 2020 da Vatican News, Bergoglio invitò i giovani all'assembramento. La detonazione dell'arma batteriologica. 22 gennaio 2020, lockdown a Wuhan, un'altra metropoli poco distante. Ecco, anche uno scemo avrebbe capito che la SARS-CoV-2 era una cosa rognosa se i cinesi erano pronti a far crepare 11 milioni di persone per salvarne 1,3 miliardi. In Italia nessuno chiuse Schengen. In Italia nessuno riattivò ferrei controlli sui passaporti. In Italia nessun presidio di porti, valichi, ferrovie, aeroporti, strade per controllo passaporti. In Italia nessuna quarantena, chi la proponeva era un neonazista e razzista. In Italia il Vaticano diede via una marea di mascherine in Cina, paese produttore di mascherine. In Italia Di Maio diede via una marea di mascherine in Cina. L'Italia non era produttore di mascherine all'anno. Poi in Italia inutili furono i controlli della temperatura sul bloccavoli dalla Cina. In Italia nessun controllo delle persone provenienti dalla Cina da tratte intermedie. Il governo Conte 2 volle veramente perdere il tracciamento delle persone che provenivano dalla Cina tramite le tratte intermedie. Boom! Epidemia Covid-19 in Italia. Zone rosse non fatte, zone rosse violate con circolazione due volte di infetti in tutta Italia. Per depistare la magistratura, il governo Conte 2 pose il lockdown. Il Parlamento, di scimmie assassine, s'eclissò nella migliore tradizione savoiarda. Bergoglio, in infame silenzio, in prima ondata non pregò mai pubblicamente per i malati di Covid. Mai Bergoglio chiese pubblicamente ai fedeli di pregare contro l'epidemia che non diventasse pandemia. Il vescovo di Livorno e quello di Milano fecero novene alla Madonna, comportandosi da papi, evidentemente in contrasto con l'ateo silenzio feroce bergogliano. Dal 22 gennaio 2020 i mass media italiani smisero di interessarsi dei fatti. Nessun mass media in Italia fece il culo a striscia al governo Conte 2 per l'invio scellerato in Cina delle mascherine che assottigliò le difese NBC italiche, non essendo l'Italia all'epoca un produttore di mascherine, e per il mancato presidio dei confini italiani, con il mancato tracciamento, mancate quarantene, mancata chiusura di Schengen e per le violazioni delle zone rosse con due riflussi di persone dal nord al centro-sud che sparsero il contagio Covid in tutta Italia. Gli attacchi batteriologici reiterati dei governi italiani usando SARS-CoV-2 come un forno crematorio ambulante per applicare la strategia della rigenerazione di Soros e sostituire gli italiani e malati e vecchi morti di Covid con immigrati clandestini a cui dare ius soli sostituzione. 20 giugno 2020, minimo assoluto Covid in Italia per lockdown, allarme di Crisanti, Galli e Ricciardi per l'autunno-inverno 2020. I mass media coprirono allarme con merda cacofonica, i mass media spacciarono disinformazione e propaganda per coprire le scelte assassine del governo Conte 2 che non volle andare ad infetti zero con la strategia Crisanti. 22 luglio 2020, la dinamica epidemica tornò ad accelerare, ma poi fu boom Covid-19 in settembre 2020 con aperture delle scuole. Nessuna immunità di gregge prodotta da banchi a rotelle, monopattini elettrici, le sanatorie per immigrati clandestini non comportarono nessuna immunità di gregge. Governo Conte 2 prese per il culo tutta Italia. Le regioni Arlecchino non rallentavano niente sino a quando si arrivò al rosso in metà novembre 2020. Governo Conte 2 non mosse un dito per portare qualche licenza di vaccino in Italia. Patronelli, Movimento 5 Stelle alle attività produttive non fece niente. Conte, 4 novembre 2020, rivelò ad Assisi, anche loro pagati da Soros, il piano di rigenerazione dell'Italia. I mass media di Forza Italia spersero disinformazione per celare i contagi che non calavano.
Covid, attacco batteriologico cinese perché la Cina era invidiosa dell'Occidente. I mass media italiani diedero molto spazio ai no mask, no virus, un'operazione di intrafottimento dei servizi per far apparire il governo Conte 2 come un'istituzione benevola e non un pianificatore d'offensive batteriologiche ai danni del popolo italiano. Nessun mass media italiano fece notare che l'ondata autunnale invernale 2020 era stata prevista, sarebbe stata evitabile, che i mass media italiani l'avevano celata al popolo italiano nell'estate 2020. Nel 2020 Conte 2 importò immigrati clandestini, tanti quanti i morti italiani di prima ondata. Militarmente, per il codice penale militare, guerra batteriologica, attacchi all'ospedale, con sostituzione etnica. Ecco, dopo un processo sommario tutti gli imputati andrebbero al plotone d'esecuzione. Penalmente, procurata epidemia, strage, omicidio premeditato, plumino, ma tanto la pena di morte per l'articolo 438 CP quanto l'ergastolo sono stati rimossi in Italia, quindi c'è impunità piena per il reato di procurata epidemia, su cui sventola il perdono bergogliano cattocomunista. Non esiste nel codice penale italiano il reato di favoreggiamento di procurata epidemia, non esiste nel codice penale italiano il reato di concorso esterno in procurata epidemia. Risultato del governo Conte 2 a 31 dicembre 2020 fu una catasta di morti, 74.159 decessi Covid in Italia nel 2020, con 2.107.166 infetti italiani. L'Italia nel 2020 fu il primo peggior paese europeo per totale decessi di Covid in senso assoluto. L'Italia nel 2020 fu il peggior quinto paese al mondo per totale morti di Covid in senso assoluto. L'Italia nel 2020 fu il peggior quinto paese al mondo con morti per milioni di abitanti. L'Italia nel 2020 fu il quarto peggior paese al mondo con più casi attivi di Covid. L'Italia nel 2020 fu l'ottavo peggior paese al mondo con più ricoverati di Covid. L'Italia nel 2020 spuntò un PIL meno 8.8%, il peggiore dell'Europa. Bergoglio rispose a Conte 2, governo Conte 2, con il suo oppio papale. Il 24 gennaio 2021 Bergoglio parlò di un nigeriano morto di freddo, quando alla data del 24 gennaio 2021 c'erano 100.081.641 totali infetti Covid nel mondo, 2.281.558 totale decessi Covid nel mondo. C'erano 16.618.086 casi attivi di persone nel mondo che soffrivano nei letti d'ospedale. Il livello del contagio Covid nei primi mesi del 2021 in Italia restò altissimo. Già da dicembre 2020 i contagi non calavano, e mentre gli italiani erano costretti in casa oppure stavano male nei letti d'ospedale o da casa, il governo Conte 2 già meditava in dicembre 2020 la modalità su come far entrare la variante inglese, facendo detonare una nuova epidemia con un nuovo motore epidemico Covid da variante inglese. Nessun presidio delle frontiere, nessuna chiusura di Schengen, autosegnalazione al servizio sanitario si è rientrati dalla Gran Bretagna. Boom! Scoppiò la variante inglese, i contagi non calarono in Italia, nonostante le zone rosse. Boom! La von der Leyen ci mise del suo. Non chiuse mai Schengen, si sparse la variante inglese in tutta Europa. Boom! La von der Leyen ci mise del suo. Consorzi di acquisto europei con contratti di merda con Big Pharma. Boom! Conte 2 ci mise del suo. Contratti di merda europei accettati, siglati e segretati dal governo Conte 2. Boom! Conte 2 ci mise del suo. Nessuna licenza di vaccino, nemmeno a una ad adenovirus, fu portata in Italia nel 2021. All'1/1/2021. Boom! Contagi altissimi, quasi zero vaccini per tre mesi in Italia, 2021. Boom! I mass media italiani occultarono questi fatti. Tutti i mass media italiani delirarono di Italia modello per il mondo alla lotta al Covid. Boom! Nel 2021 iniziarono poi ad arrivare varianti Covid causate dall'alta circolazione pandemica. La variante SARS-CoV-2 si moltiplicarono, AstraZeneca fu subito bucato dal nigeriano 1, sudafricano 1, e funzionava male AstraZeneca con il Covid brasiliano. In Europa 2021 era ancora inverno,
ma era piena estate in Brasile dove scoppiò il dramma di Manaus. L'immunità di gregge era una cagata supersonica a cui governo Conte 2 e tutti i mass media italiani spargevano miti cacofonici al popolo italiano. Ai primi del 2021 il governo Conte 2 fu bruciato politicamente perché ne aveva fatte troppe. Il governo Conte 2 ebbe a interrare 93.346 italiani ed oltre 2.7 milioni di infetti. Poi Conte 2 aveva anche la magistratura di Bergamo alle calcagne che Mattarella e il governo Conte 2 tentarono di rallentarne l'azione penale. Tutti assassini esecutori, assieme alle scimmie assassine del Parlamento che sostennero direttamente o indirettamente il governo Conte 2 nella strategia della rigenerazione di Soros. Il 2021 servì un altro cavallo da tiro. Arrivò l'invincibile e unto del PD, fu voluto dal sensale del contratto segreto. Il governo Draghi imbroccò il periodo stagionale di calo dei contagi, ma soprattutto incassò le consegne Pfizer del secondo trimestre in Italia 2021. Ma fu solo ed unico merito del generale Figliolo la vaccinazione che galoppò in Italia nel secondo trimestre 2021. L'invincibile e unto del PD, però, fece rapidamente la mossa silenziosa di segare le gambe all'azione del generale Figliolo. L'invincibile e unto del PB fece subito entrare la variante Delta indiana. Altrimenti in Italia, con i guariti, con i vaccinati, il motore epidemico da variante inglese si sarebbe spento ed in Italia saremmo andati ad infetti zero in un semestre. Singapore e Giappone lo dimostrano nel 2021. Nel 2021 il governo Draghi fece arrivare in massa indiani senza nessun respingimento di persone per sicurezza nazionale. Nessuna quarantena, l'invincibile e unto del PD volle accontentarsi di qualche foglio di quarta A4 falso made in India con cui si entrava in Italia senza controlli anche se la gente era super appestata da variante Delta indiana. Boom! Il generale Figliolo vaccinò con quello che aveva, con quello che gli consegnavano, il vaccino mRNA e CureVac. Fu un flop a causa proprio delle varianti e mai il vaccino CureVac arrivò alla somministrazione in Italia e nel mondo. Boom! Di Maio fu l'uomo delle mascherine nel 2020, le tolse di nuovo agli italiani il 22 giugno 2021. Boom! Altra ondata Covid nell'estate 2021, ma con motore epidemico della variante SARS-CoV-2, Delta. Boom! Dilagò la variante Delta indiana, di cui l'Italia avrebbe fatto volentieri a meno, mentre il Giappone ebbe a minimizzare i danni. Il Giappone non aveva ancora raggiunto, in 2 anni e mezzo di guerra al Covid, nemmeno i morti italiani di prima ondata. Boom! I contagi in fase estiva 2021 s'alzarono con la variante Delta indiana, ma trovarono il capo dei vaccinati, che in effetti limitarono il contagio, ma non poteva essere sempre così, perché la copertura vaccinale aveva un tempo di 5 mesi con la variante Delta indiana. Boom! Ad agosto Draghi chiuse gli hub vaccinali, quando ai primi di settembre 2021 tutto il mondo già sapeva che sarebbe servita una terza dose di vaccini mRNA. Tac! Alle elezioni di Roma 2021 i mass media catto comunisti spacciarono propaganda e disinformazione. Italia fuori dalla pandemia. Il fatto che Draghi avesse fatto entrare la variante Omicron per mancata chiusura di Schengen e mancati controlli era un fatto che non doveva essere detto al popolo italiano. Il fatto che chiudevano gli hub vaccinali mentre sarebbe stato necessario una terza dose di vaccino era un fatto che non doveva essere detto. Tac! Gli hub vaccinali in Italia si avviavano alla chiusura sino alla metà di novembre 2021. Tac! Nell'ultima settimana, ottobre 2021, i contagi Covid-19 accelerarono. Ripartì una nuova ondata Covid-19 da Delta indiana per perdita di copertura vaccinale. Italia fuori dalla pandemia, un par de coglioni. Boom! È procurata epidemia, strage, omicidio premeditato plurimo. La terza dose fu ritardata in modo assassino. L'invincibile e unto del PD replicò per certi versi quanto fece il governo Conte 2 in dicembre 2020. L'invincibile e unto del PD fece entrare e circolare in Italia la variante Omicron sudafricana 2 che sfuggiva ai vaccini no. Il nuovo virus tagliò drasticamente la copertura vaccinale a 3 mesi,
Omicron era un virus tutto diverso dalle varianti di Wuhan. Entrò in azione l'infame propaganda e disinformazione dei mass media italiani, i fedeli cani da guardia di Dachau. Omicron era solo un raffreddore, la gente moriva di tonsillite, le perle di merda mass mediatiche mutarono la narrazione, da Italia fuori dalla pandemia alla merdata è tutta colpa dei Novax. Era una bella balla mass mediatica, l'ennesima montagna di merda sistematicamente spacciata dalle fonti inquinate al popolo italiano. I mass media non dovevano dire che con gli hub vaccinali chiusi sino a metà novembre 2021 non si sarebbe potuto vaccinare i Novax ravveduti quanto gli italiani in terza dose, anche perché il magazzino vaccini Generale Figliuolo era in penuria di vaccini per la terza dose, dato che gli hub vaccinali erano stati chiusi da metà agosto 2021 per volontà del governo Draghi. Tiè, piglia in carta e porta a casa. Speranza sapeva, infatti ritirò fuori l'adagio morti con il Covid e morti per il Covid. Si cercò di nascondere i morti, si temeva un'azione penale dei cittadini per l'ondata Delta Omicron e la ritardata terza dose Pfizer Moderna. Il Parlamento, composto da scimmie assassine, rimise in sella il senzale del contratto segreto. Immunità per altri 7 anni. Tac! Ci sarà tempo e modo poi di fare revisionismo e di rimettere il puzzo degli N.000 morti italiani a colpi di propaganda e disinformazione, destrutturando la memoria breve degli italiani, facendoli mangiare merda a tonnellate. Con 388 giorni di governo Draghi in epoca Covid, stesso tempo di Conte 2, nel aver avuto a che fare con il Covid, ecco l'invincibile unto del PD in 388 giorni di pandemia accatastò 10.3 milioni di infetti con 62.855 decessi Covid, con appena il meno 15% di decessi. L'invincibile unto del PD distrusse il beneficio dei vaccini, delle mascherine e del gel alcolico. Il calo dei morti italiani è misero rispetto agli obiettivi garantiti dalla copertura vaccinale, con meno 90% di morti. I troppi contagi non bloccati dal Green Pass e tutte le varianti fatte entrare in Italia degradarono l'efficacia dei vaccini nel 2021. Della variante Omicron, dopo 3 mesi ci si riammalava, la copertura vaccinale o naturale durava solo 3 mesi. Nessuno volle chiudere Schengen, non si volle avere il presidio delle frontiere italiane, non si imposero quarantene o test molecolari a chi entrò in Italia, non si impedì agli italiani di andare all'estero, salvo ragioni militari o sanitarie. Si tolse l'uso delle mascherine, si rimosse il distanziamento sociale, permettendo concerti 1 maggio, Vasco Rossi, eccetera, e mega assembramenti. Boom! E giungemmo alla quinta ondata Covid, quinta offensiva batteriologica del governo italiano contro il popolo italiano, usando SARS-CoV-2 con Omicron BA4 e BA5, detonate già in giugno 2022 invece che in luglio, come nel 2020 e 2021. Covid, un forno crematorio ambulante per ammazzare italiani malati e vecchi. Tac, altre dosi di vaccino non si potevano fare, che c'era il rischio della paralisi immunologica a causa dell'abuso del vaccino utilizzato dal governo Draghi per scudarsi penalmente dalle azioni penali di procurata epidemia, strage, omicidio premeditato, plurimo. La guerra USA NATO contro la Russia, utile strumento per polarizzare il corpo elettorale contro un nemico esterno, destrutturando il ricordo sugli attacchi batteriologici sferrati contro le piramidi demografiche del primo mondo. Ecco, poi c'è la questione guerra in Ucraina, apparentemente slegata dall'epidemia Covid. No, la guerra in Ucraina non era slegata dall'epidemia Covid. Ecco, nella mia bloggata, se cliccate in descrizione, sarete catapultati al link, troverete una serie di bloggate proprio in espansione proprio sul tema della guerra in Ucraina. Alcune cose sulla guerra in Ucraina 2022 che mass media italiani non vi diranno mai. Della guerra in Ucraina 2022, volete la pace oppure i condizionatori accesi? Il profetico professor Mersheim a Berlino sulla crisi in Ucraina nel 2014. Volete la pace oppure i condizionatori accesi? On who gains the most from the Ukraine-Russian war and what could end Putin's assault?
Volete la pace oppure i condizionatori accesi? The Russia-Ukraine War Meeting in Toronto, May 12, 2022. Il geniale profeta geopolitico professor John Mersheimer, Pivot in China, e poi un podcast sulle guerre del cambiamento climatico. Ecco, la guerra in Ucraina era funzionale ad una polarizzazione nazionale nei paesi del primo mondo contro un nemico esterno per scudare gli assassini del contratto segreto che sferrarono numerose offensive batteriologiche contro il proprio popolo per ammazzare malati e vecchi e dare ius soli agli immigrati clandestini. Non ci credete? Non ricordate già niente di quello che è successo in Italia? Sicuramente avete la merda nel cervello, vi nutrite di merda che vi spacciano a tonnellate i mass media italiani. Se smetterete di mangiare la merda nel vostro cervello sparirà. Se smetterete di mangiare merda, guarirete dalla sindrome di Stoccolma che i mass media vi hanno cagionato. Volete la pace oppure i condizionatori accesi? Ecco una frase delirante, psicopatica per un primo ministro proveniente da Banca Italia BCE, che governava un paese ad economia di trasformazione. Una frase che ammise e siglò, a mio avviso, la propria colpevolezza su tutti i fronti. E infatti alla data del 1 marzo 2022 Mattarella, quanto tutto, quasi il Parlamento italiano, diede la fiducia al governo Draghi per fare la guerra alla Russia, vendendo armi all'Ucraina, un paese non UE, un paese non NATO. Era già perfettamente noto al governo Draghi che l'Italia avrebbe sacrificato l'import-export italiano con la Russia e danneggiato la propria economia di trasformazione. Per l'economia, paese ad economia di trasformazione, era importante importare energia a basso prezzo ed esportare in Russia prodotti finiti, facendo costare l'energia russa in aggregato un costo irrisorio per l'Italia. La von der Leyen cercò la guerra nucleare con la Russia per l'Ucraina. L'invincibile unto del PD dopo l'offensiva batteriologica dell'inverno 2021 nel 2022 cercò una guerra nucleare contro la Russia. L'Ucraina non è un membro NATO, l'Ucraina non è un paese UE. Tuttavia, tutto il Parlamento italiano votò i deliri bellici di Draghi, della von der Leyen, di Mattarella, con il piano avallo appunto di Mattarella e il sensale del contratto segreto. Ecco, non c'è nessuna solidarietà militare e economica da dare all'Ucraina, sacrificando l'interesse nazionale italiano del gas russo e dell'export e dell'import italiano e russo, dato che l'Ucraina non è un membro NATO e non è un membro UE. Alla von der Leyen crebbero i baffetti da Sparviero, colpo di fulmine Fatherland con i nazi ucraini della ZOB. E l'oca gialla tedesca si mise a vendere armi agli ucraini, disse infinite volte che voleva l'Ucraina nella UE, sostenuto da Mattarella e dal governo Draghi, mentre Biden rideva per aver distrutto il Nord Stream ai tedeschi. Non lo sapete? Che Biden ha distrutto il Nord Stream ai tedeschi? Ai 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 ai. Nel frattempo, nel 2022 il Covid-19 rialzò la testa. Era Manaus, Italia. I contagi non calarono, ma la guerra in Ucraina coprì il Covid. Entrò in azione l'infame propaganda e disinformazione dei mass media italiani, i fedeli cani da guardia di Dachau, che spinsero in modo omogeneo e coevo l'Italia ad una guerra nucleare con la Russia. Per l'Ucraina, un paese non NATO, per l'Ucraina un paese non UE. Mass media che spacciarono propaganda e disinformazione massiva. Salvo in modo sporadico la Berlinguer di Carta Bianca con il professor Orsini, che clonò parte del pensiero del professor Mersheimer, facendo rassomigliare però, diciamo, l'agenda mediatica italiana e in tutti i mass media italiani avulsa, in linea editoriale avulsa dai fatti, omogenea e coeva, ecco, una linea editoriale dei mass media italiani che rassomigliavano all'agenda italiana a quella del 1914. Tac, la destrutturazione della memoria storica Covid, imponendo una infodemia e lasciando che la sindrome di Stoccolma facesse il suo lavoro. Non si doveva e non si poteva parlare più dell'epidemia Covid, non si doveva e non si poteva parlare che la conoscenza nell'acquario del DVT italiano, divulgando i pensieri
del professor Mersheimer con un'intervista diretta. Non si poteva e non si doveva dire che Soros finanzia i democratici, essendo Soros un democratico. Non si poteva e non si doveva dire che i democratici Theodem di Biden hanno riempito l'Ucraina di armi e soggiogato la NATO e la UE comprandosela con gli alleati del Qatar. Non si poteva e non si doveva dire che prima ci provò Obama nel 2014 ma poi Trump sotterrò tutto il delirio Theodem della guerra allo shale gas ucraino. Non si poteva e non si doveva dire che nel 2022 con Biden riprese la politica Theodem che rinfocolò la crisi del 2014. Chi obiettava riportando i fatti e il pensiero del professor Mersheimer per il CIOS e per la Commissione Parlamentare di Controllo del CIOS, quindi chi obiettava opponendosi ad una politica guerrafondaia italiana, ecco, era bollata come un filo putiniano. Liste di proscrizione filoputiniane stampate dai giornaloni ogni, poi rivelatesi false. Non si doveva e non si poteva dire che se fosse esploso un limitato conflitto nucleare in Europa il grosso dei danni lo avrebbero pagato praticamente gli europei. Non si doveva e non si poteva dire che con la politica Theodem della guerra alla Russia il pivot in China nel breve periodo è sospeso. Cina, India e Pakistan e più della metà del mondo stanno con la Russia. Non si doveva e non si poteva dire che con la politica Theodem della guerra alla Russia si sostiene il pivot in China nel medio e lungo periodo, perché la scellerata politica estera democratica americana spinge la Russia in Asia. Si accelera la penetrazione cinese in Asia per materie prime, semilavorati, cibo e energia, inducendo anche Broken Arrow alla Russia che vende armi, perché cazzo, se non lo sapete, è solo questo l'export russo. Non si poteva e non si doveva dire che gli USA vogliono una detonazione anticipata della terza guerra mondiale in Siberia prima del 2050. Non si doveva e non si poteva dire che è per questo che gli USA guida Theodem stanno agendo come una forzante sull'insieme degli eventi di accelerazione politica. Ecco, tutto questo accadde sul pianeta Terra perché Soros e i suoi amici di merende non vollero capire che non esiste una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite. 5 maggio 2023, ANSA, OMS, è finita l'emergenza sanitaria Covid, 20 milioni di morti in 3 anni. 14 aprile 2023, Ministero degli Interni, nel DEF 2023 l'impatto positivo dell'immigrazione sulla sostenibilità del debito pubblico. Confrontare con il 2 aprile 2018, blog Mio Radar, la fantascienza utopica di Banca Italia. E poi confrontare con alcuni podcast che li potete trovare. Ecco, non penserete mica che il futuro del XXI secolo sia roseo e fiorito e che dopo l'epidemia Covid tutte le future pandemie si siano già esaurite e quindi noi non vivremo più la detonazione di nuove altre pandemie in futuro. Ecco, una volta dimostrato empiricamente che ammazzare vecchi e malati e sostituirli etnicamente con immigrati clandestini a cui puoi dare ius soli nei paesi del primo mondo, e specialmente in Italia, è una cosa che può essere impunemente fatta nei paesi del primo mondo quanto in Italia, ecco, statene certi che la strategia della rigenerazione di Soros sarà replicata una seconda volta, una terza volta, una quarta volta, n volte. Ecco, se vi state chiedendo cosa diavolo sia l'insieme degli eventi di accelerazione politica, nella mia bloggata ci trovate il link ad un podcast www.climatechangewords.tk. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.